Ragazzi, prima di partire con questo video molto interessante, vi invito ad iscrivervi al canale, seguirmi anche su TikTok, smartello like e commenta sotto. Ragazzi, andiamo col video. Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo di batterie. Ragazzi, vi faccio un discorso molto molto interessante perché anche io all'inizio della mia avventura con il fotovoltaico off-grid mi facevo la stessa domanda: ma quanto deve essere grosso questo pacco batterie? Allora, non esiste una quantità come risposta. Cioè, se tu mi dici: Fox, ma quanto deve essere grande un pacco batterie per il mio impianto solare fotovoltaico off-grid? Ragazzi, io non vi posso dire 5, 10, 15, 25, 60 kWh. No, ragazzi, cioè, io lo sto sperimentando anche nel pratico. Tutto dipende dai reali consumi quotidiani. Allora, un impianto solare fotovoltaico off-grid di giorno, i tuoi inverter, i tuoi pannelli devono fare due cose. Uno, ricarica batteria e in più alimentare la casa. Ok? Perciò di giorno i tuoi inverter lavoreranno, i tuoi pannelli, sia per alimentare in diretta i tuoi carichi che utilizzerai di giorno, ma in contemporanea ricaricheranno la batteria. Ora, ragazzi, anche qui c'è una considerazione da fare. In un impianto solare fotovoltaico off-grid, la batteria viene ricaricata in base alla potenza massima di pannelli che hai montato e in base al consumo istantaneo che stai avendo. Per esempio, se nel tuo appartamento hai un consumo in diretta live di 2,5 kW, ok, e hai installato circa 3 kW di pannelli, è normale che l'inverter cosa farà? Darà quei 2500 watt all'appartamento, giusto che sia. I restanti 500 watt, che poi ragazzi non saranno 500 watt perfetti, ma qualcosa in meno lo riserveranno alla batteria. Ok, detto questo, perché? Perché effettivamente la batteria non è che si ricarica tutta in una, due, tre ore. Può essere che si può anche ricaricare anche in base ai setting che vai a fare nel tuo inverter. Perché, ragazzi, gli inverter vanno settati. Corrente massimo di ricarica che comprende utility più solare deve essere per esempio 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, dipende anche dall'inverter che tu usi. Ma se io setto 50 A, non è che vuol dire che la mia batteria viene ricaricata sempre comunque con 50 A. No, dipende dai consumi che io ho. In base a questo, l'inverter ibrido intelligente, per questo io adoro, ragazzi, gli inverter ibridi, gestiranno tutto e daranno il massimo che possono alla batteria. Se io passo da 2500 a 500 watt di consumo a casa, loro destineranno tutta la massima capacità di produzione dei due pannelli alla batteria. Ok, perciò, detto questo, perché? Perché ragazzi, se avete un grosso consumo giornaliero e avete un grosso pacco batterie, può anche capitare che non riuscite a ricaricarle al massimo. Perciò anche per questo occhio a non sovradimensionare le batterie, perché se sono troppo grosse, bene, se per esempio hai un 20 kWh, ok, e tu giornalmente hai grossi consumi, potrebbe anche succedere che di 20 kWh ne andrai a ricaricare, boh, forse 10. Ragazzi, ed è un peccato,
perché quelle batterie lavorano male, perché non sono mai cariche, diciamo, al massimo, e avrai una capacità bassa. Perciò, per rispondere alla domanda, quanto deve essere grosso il pacco batterie? Il pacco batterie, diciamo che va in uso dalle ore 18 in poi. Perciò, dalle ore 18 alle ore, dipende da come sono posizionati i pannelli, dall'angolatura, dal posizionamento vero e proprio, da quando, ecco, iniziano a prendere il sole. Nel mio caso, ore 7 iniziano a produrre qualcosina, ma non parliamo di 2000 watt, ecco, iniziano a produrre un paio di centinaia di watt, ok? Però già quei centinaia di watt possono fare la differenza, perché compensano la scarica della batteria. Comunque, dalle 18 alle 7 sono circa 12-13 ore. Perciò il pacco batterie in queste 13 ore deve dare alimentazione a tutto, tutto, ok. Il consumo che noi abbiamo dalle 18 alle 7 varia da giorno in giorno, solitamente da mese in mese, da stagione in stagione. Perché, ragazzi, vi dico questo? Perché io fino a qualche mese fa andavo alla grandissima con la mia batteria di 15 kWh. E io, ragazzi, cosa posso utilizzare di sera? Posso utilizzare qualche volta il forno, lavatrici, asciugatrici, ma dipende, forse no, perché facciamo tutto di giorno. Per di più si utilizzano le luci, si utilizza forse il computer, quelle 4 ore. Si utilizza cosa? La TV, il decoder, la cappa, neanche il piano induzione, perché io, ragazzi, di sera per ora cucino e continuerò a cucinare col gas di sera, ma di giorno con l'induzione. Facendo così, ragazzi, già io ho dimezzato il consumo di gas. Se prima consumavo 100, ora ne consumo 50, e già, ragazzi, è una gran bella cosa. Perciò mettiamo il caso che in mezza stagione vuol dire che non c'è né tanto caldo né tanto freddo, ok? Di sera si consuma poco. Quando c'è caldo, 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 si devono accendere i climatizzatori. Un climatizzatore tipo ha un consumo di almeno 1000, 1200, 1300, 1400 watt, ok? Che vogliono dire che in 10 ore questo climatizzatore, solo lui, mi ha tirato almeno dai 10 ai 13 kWh. Ok, parlando di notte, ok. Se io ho una batteria da 15 kWh, nel mio caso specifico, ragazzi, io è vero, arrivo sempre a pelo a completare il ciclo notturno con la mia batteria, perché il climatizzatore consuma, oltre che ci sono anche quegli altri, boh, 500-600 watt di extra che devo mantenere alimentato di notte. E mi è capitato due volte. La prima volta è successo che la batteria era arrivata a una quindicina, 15%, ok? La mattina, potevano essere le 6:30/7, e c'era la batteria scarica. Gli inverter hanno iniziato a bip, 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 allarme, allarme, e mi dicevano: vedi che la batteria è scarica. Considerando che io ho staccato il contatore, l'inverter mi diceva: vedi che la batteria è scarica, e se continua a scaricarsi, tu non mi dai un'altra fonte, io ti staccherò tutto perché devo preservare la batteria. Così è successo, ragazzi. Io sono stato obbligato in quel mezz'oretta
a tenere attaccato il contatore per dare un supporto. Arrivando poi il sole e vedendo che riuscivo a continuare con l'energia solare e in più ricaricare quella benedetta batteria che si era scaricata a causa del climatizzatore che si era succhiato, ragazzi, un sacco di kilowattora, io ho staccato di nuovo il condizionatore. Quello subito, ragazzi, per togliere quel consumo istantaneo. E sono andato poi a staccare il contatore e sono ritornato ad essere off. Questo la prima volta. La seconda volta, invece, cosa è successo? Che circa alla stessa ora io ancora dormivo, dormivamo, questa volta non abbiamo sentito gli allarmi. E si è staccato, boom, una volta la luce. L'inverter ha staccato l'alimentazione all'appartamento. Però, ragazzi, siamo arrivati al 5% di batteria. E 5%, ragazzi, è basso. E questo 5% io non lo leggo dall'inverter, dall'applicazione inverter, perché, ragazzi, quest'app dell'inverter non è molto precisa, ha falle, errori di calibrazione. Io l'ho letto dall'app e dal computer, ok, connesso alla BMS diretta, e lì è molto più precisa. Perciò mi è successo questo, mi è staccato l'impianto, mi si è staccato l'impianto, ragazzi. Perché le batterie erano arrivate già a un livello basso. Però attenzione, mi dirai Fox, ma che fai? Hai fatto sovrascaricare le batterie? No, ragazzi, eravamo abbondantemente oltre i 3 volt. Ok? Le LiFePO 4 io non le faccio scendere sotto ai 3 volt, ma eravamo, ripeto, sopra i 3 volt. Correnti di pensiero fanno anche arrivare le LiFePO 4 a 2,9, a 2,8 per avere una scarica e una capacità ancora maggiore. Ma io no, ragazzi, io mi mantengo sui 3 volt. Detto questo, ragazzi, ritorniamo alla domanda: quanto deve essere grande la batteria? Allora, mio caso specifico, una 15 kWh per il 99%. 95% dei giorni va più che bene, basta. Certo, ce ne fosse qualcuno in più, qualche kilowattora in più, non dispiacerebbe, ok? Però col caldo e con un climatizzatore acceso tutta la notte che tira 1300-1200 watt, ragazzi, non basta. Se avete due climatizzatori da tenere acceso, scordatevelo, perché parliamo di 20-25 kWh a notte. Questo sta a significare che dovreste avere almeno 30 kWh, okay, di batteria disponibile. Perché poi, ragazzi, alle ore 18, ok, c'è quando la batteria è carica al 100%, ma capita tante volte dai miei dati alla mano, da mie esperienze, che alle 18 io non riesco ad avere una batteria carica al massimo, ma non perché il mio impianto non mi ha gestito bene la carica, non è riuscito a ricaricare, no, solo ed esclusivamente perché io ho utilizzato i condizionatori tutta la giornata H24. E dalle ore 17, per esempio, alle ore 19 erano accesi e mi hanno consumato quei kilowattora. E hanno consumato, per esempio, un 50% da sole, 50% da batteria. Più si faceva tardi con l'ora, più la batteria veniva consumata. Fin quando non sono arrivato off-grid, con sola batteria, pannelli chiusi perché si auto disattiva il canale pannelli solari in questi inverter ibridi e perciò io dovevo andare avanti con la batteria. Perciò cosa sto optando per ora che ho
soli 15 kWh. Il mio programma è di aumentare questa batteria almeno di altri 10 kWh, perciò in tutto avere 25 kWh. E ragazzi, già con 25 io so di poter stare ancora più bene e ancora più rilassato. Già oggi non mi limito, attenzione, però quando ho in mente di lasciare tutta la notte acceso il condizionatore, ho due chance. Uno è risparmiare il più possibile dalle ore 17 alle ore 19, ok? Risparmiare il più possibile. E poi avere la batteria al 96, 97, 98, 95, dalle ore 11, per esempio, che vai a nanna, fino alla mattina. Lì, ragazzi, la batteria ce la fa e come. Ritorniamo come scegliamo la capacità della batteria. Allora, ragazzi, per un appartamento normale, per un uso normale, mediocre, ok? 10 kWh, 15 kWh sono ottimi. Se invece vuoi fare un uso intensivo di climatizzatori, devi aumentarli. Se tu sai già che hai due climatizzatori da accendere tutte le notti, non ti bastano. Aumentali, moltiplicali per il numero di climatizzatori che utilizzerai, ok? Perché resterai senza energia. Almeno che tu dici va bene, me ne frego. Ho anche l'Enel, il contatore. Quando stacca in automatico fa il passaggio ad utility e allora ok, ci siamo. Però ragazzi, sapete cosa mi è successo una volta? Che avevo il contatore staccato, lui non ha potuto fare il passaggio automatico perché tu gli setti nell'inverter, fai il setting della batteria, gli dici quando la batteria arriva a 51 volt non andare oltre, passa a utility. Questa volta che io avevo fatto la programmazione, ma mi ero dimenticato di attivare il contatore e lui mi ha staccato appunto per quello, perché lui non è riuscito a percepire utility, non avevo utility come energia in ingresso e ha tirato avanti preservandomi dal blackout, ok? Perché se no a 51 volt lui mi avrebbe dovuto passare su utility. Non essendoci, mi ha staccato, però non subito, al 5% circa di batteria. Detto questo, ragazzi, se siete interessati anche voi a costruirvi un vostro impianto solare fotovoltaico, io sono qui pronto ad aiutarvi, sono un consulente energetico, ragazzi. Grazie allo sponsor, agli accordi che abbiamo, posso farvi riservare gran belle offerte, ottimi sconti e anche kit tutto incluso: batteria, inverter, ottimizzatori, pannelli solari, tutto ragazzi di qualità eccezionale a prezzi eccezionali. Contattate nei mail, l'avete già vista sicuramente sopra in descrizione qui nel video e anche sotto in descrizione nella descrizione del video YouTube. Se non siete ancora iscritti, fatelo, io vi aspetto al prossimo video. Ciao, bene.